Stamattina ho incontrato il nuovo questore, sì. Ha avuto modo di fare qualche richiesta particolare, penso anche a quanto è avvenuto nel fine settimana con qualche episodio, soprattutto al Vomero, insomma, di Baby Gang. Oggi era l'incontro di saluto del questore alla città attraverso la mia persona. Quindi abbiamo fatto una bella chiacchierata, ma è innanzitutto un benvenuto che ho fatto al questore. Il questore è un questore di grande esperienza, nonostante sia anche giovane, un questore di prima linea. Io ho avuto un'ottima sensazione e impressione del questore Alessandro Giuliano, quindi sono convinto che confermerà e consoliderà gli straordinari rapporti istituzionali che sul tema della sicurezza ci sono in città, tra prefettura, questura, le altre forze di polizia e il Comune di Napoli. Ho garantito al questore il massimo sostegno, la massima cooperazione. Certo, abbiamo avuto anche modo di analizzare la situazione in città, per quello che è lo stato in questo momento di salute della nostra città e di problematiche esistenti. Nel dettaglio entreremo sicuramente nei prossimi giorni, ma sono assolutamente fiducioso che le forze di polizia della nostra città e con la guida anche in tema di ordine pubblico e di prevenzione del crimine e il nuovo questore si daranno segnali subito importanti, e quello che è accaduto in queste ore è inaccettabile. Ma questo è un tema che voi lo sapete, io lo vado ponendo da tempo, anche in un discorso che ho fatto qualche giorno fa, la settimana scorsa, un bellissimo convegno di psichiatria democratica al complesso di San Domenico Maggiore. Mi sono intrattenuto proprio su quello che per me in questo momento è l'elemento di maggiore preoccupazione in città, cioè quello di non sottovalutare, in tutti, nessuno escluso, fenomeni di violenza in età sempre più giovane. Questo è il tema che mi preoccupa di più, non solo da sindaco, che non è un tema napoletano, cominciamolo a dire, sbaglia chi parla di Napoli da questo punto di vista, è un tema, basta vedere la cronaca nazionale e internazionale, però siccome Napoli è la città d'Europa che ha il maggior numero di bambini e giovani, che sono la nostra risorsa e che la stragrande maggioranza dei giovani e dei bambini fanno tanta bella armonia utilizzando cultura, arte, spettacolo, strumenti musicali, sport e quant'altro, fa un po' rabbia che poi assume una forza il rumore di un colpo di pistola, seppur, come dire, a salve o qualche volta non a salve. Quindi questo è un tema che deve interrogare tutti, chiaramente per primi le forze di polizia, che devono garantire maggiore controllo del territorio, l'abbiamo sempre detto. Lo Stato deve rafforzare gli organici, deve consentire agli enti locali di assumere più polizia municipale, fare presto, deve consentire di poter assumere maestri di strada, operatori sociali, educatori, pedagoghi e quant'altro, non nascondersi talvolta anche di fronte a dei momenti burocratici, no? Noi aspettiamo dal Ministero dell'Interno anche il via libera per quelle assunzioni, insomma ci attendiamo risposte diverse, la città farà la sua parte. Io credo che su questo tema della violenza giovanile si stanno impegnando in tantissime, dalle scuole, al comune, alle municipalità, ai genitori, alle parrocchie, al mondo del terzo settore, c'è davvero un grande impegno, però questo è un tema che non va sottovalutato perché si alimenta anche attraverso i modelli del male, quindi è un tema che deve interessare anche il mondo della comunicazione, il mondo, come dire, che ha una sua potenza nel bene e nel male, quindi credo che questo sarà uno dei punti centrali su cui ci soffermeremo, anche compreso il controllo del territorio, le estorsioni, insomma abbiamo fatto un ragionamento a tutto tondo, però lei mi ha fatto la domanda su quello. Credo che troveremo nel questore un uomo impegnato in prima linea H24, un punto di riferimento importante per la nostra città. In attesa di che? L'assunzione dei vigili, suppongo, all'unico. No, noi dovevamo avere, come sapete, il giorno, la settimana scorsa, dovevamo avere il via libera da parte della Commissione Centrale del Ministero dell'Interno per fare centinaia di assunzioni, tra cui poliziotti municipali. La riunione, per una ragione di natura formale, seppur comprensibile, è stata rinviata, cioè nel senso non era stato ancora approvato il rendiconto, che però stavamo approvando in quei minuti. La prossima seduta è stata rimbalzata addirittura al 24 giugno.
noi abbiamo chiesto una mia lettera scritta di mio pugno, indirizzata all'onorevole sottosegretario Carlo Sibilia, di poter avere un'anticipazione, perché questo mese, se invece non viene anticipato, potrebbe portare alla nefasta conclusione che prima di settembre noi non assumiamo nessuno. Se invece si riuniscono, tanto è una riunione anche di natura abbastanza semplice, perché il carico economico ce lo facciamo noi, le assunzioni le facciamo noi, facciamo tutto noi, si tratta semplicemente di autorizzare, potremmo cominciare ad assumere persone che iniziano proprio a lavorare, parlo di operatori sociali, di maestri, di poliziotti municipali, dai primi di luglio. Quindi ho scritto formalmente, ho colto l'occasione di questa domanda per magari rappresentare anche pubblicamente questa esigenza. Apprezzeremmo molto se il Ministero dell'Interno, l'onorevole Sibilia, lo stesso Ministro dell'Interno, magari potesse mettere a giorni una seduta, darci il via libera, in modo che potremmo fare tutti gli iter amministrativi e dai primi di luglio fare assunzioni importanti per la città, anche nel comparto sicurezza.